Allora, intanto oggi volevo fare una piccola operazione che mi sono dimenticato di farvi vedere. Deve aver Allora, lasciato la mia l'ho postina alla avviata vita. adesso. Dunque, per far funzionare tutto, devono essere diciamo, la geometria deve essere associata con un certo terreno, no? Con un certo layer di terreno. Quindi dovevo andare da qui, dal tasto destro di Terrain, Manage Terrain Association. Allora, io ho la geometria, anche se, aspetta un attimo, vabbè, già che ci siamo, questa qui, la 0525, la associamo all'8x8, 1x1 numerico. Questa cosa è importante, eh? Poi volevo fare un'altra cosa. Io mi terrei la vecchia geometria così com'è e eventualmente oggi ne farei un'altra, però no, nel senso di salvarla, vedi, save geometry as, e la chiamiamo 0601. 0601, cioè la data Questa è prima. la okay, 05250601. Ok, qui nel menu principale dobbiamo adesso dargli come file di geometria il 0601. Andiamo qui a tutti i florere, facciamo file, hai perso un passaggio? Allora, da qui, dal principale, Ok. andiamo al pulsante Edit Geometry Data, e qui da File apriamo, dunque, Open Geometry Data e apriamo 0601, che sono identici adesso, ma nel caso facciamo qualche cambiamento, lo facciamo su quello salvato, sulla copia salvata oggi. Una volta aperto facciamo Save Geometry Data e chiudiamo. Una volta che sono venuta qui, io metterò qui. Dunque, questo è Open? Sì, 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 sì. ok. Ok, oppure doppio clic sulla riga. Adesso File, Save, File, Save Geometry Data. Allora, qui possiamo chiudere. Prima, quando non c'era Rastmapper, si faceva tutto da qua dentro. Adesso si può fare in entrambi i posti, ma dicono che poi si farà tutto, tutto da Rastmapper. Allora, comunque, come geometria noi eravamo abbastanza avanti. Vedi, però si perdono i colori quando si crea una nuova copia. Vabbè. Dunque, invece, noi dove eravamo rimasti come i dati Edit and Steady Flow Data, questo qui. Allora, io ieri vi ho dato per esempio, prendiamo BC Line Est, no? Facciamo doppio clic su Flow Autograph. Allora, ieri vi ho fatto scrivere qui dove dice EG Slope for Distributing Flow along BC Line, ho fatto mettere questo valore così. Finalmente oggi ho trovato un video di uno che è Crass, di uno di quelli che hanno scritto il programma Crass, e dove spiegava cosa deve essere questo. Praticamente questo qui, questa pendenza, deve essere
bisogna utilizzare la pendenza del tratto, facciamo cancel, prendere l'ultimo tratto, andiamo a inquadrare la parte di valle. Allora, la nostra diciamo, uscita dal bacino, bisogna prendere la pendenza del canale nel tratto, grosso modo, che interseca la BC Line di valle. Quindi ora noi misureremo la pendenza di questo tratto e la utilizzeremo dentro quel valore. Lì diceva, vi ricordate, edge line, edge line slope, se non sbaglio. Edge slope, quindi pendenza dell'energy grade. Voi siete entrambe di stacchero. Quindi voi la linea dei carichi totali non l'avete, forse avete un ricordo di che cos'è la linea piezometrica. Allora, se questo è un canale, il fondo alveo, e qui su, e questo diciamo il. Quindi questo è in una sezione longitudinale un corso d'acqua con una lieve pendenza. E se noi prendiamo due sezioni, allora, innanzitutto dobbiamo guardare questo moto è uniforme o non uniforme. Uniforme vuol dire che mantiene tutte le sue caratteristiche lungo l'asse del moto. E quali sono le caratteristiche? La velocità media sostanzialmente e di conseguenza anche la sezione liquida, nel senso che se qui vista di fronte la sezione liquida, diciamo che c'è un canale regolare, no? Se la sezione liquida è questa, sarà esattamente questa stessa sezione, la vedremo qui, no? Ammesso, o meglio, diciamo che il canale, se un canale artificiale, ha la sua forma, diciamo, una forma prismatica, si dice, cioè è sempre uguale da monte a valle. Quello che potrebbe variare sarebbe il livello liquido, quindi potremmo in un punto trovarlo a questa altezza, in un punto magari a quest'altra, in un punto quest'altra. Quando invece il moto è uniforme, l'altezza del canale è la stessa, quindi non è solo il canale, diciamo l'alveo che mantiene la stessa forma, ma è proprio la sezione liquida, cioè la sezione liquida è tutta questa. Questo è quello libero, cioè tutta questa, per sezione liquida si intende proprio la sezione della corrente che si muove all'interno dell'alveo. Allora, immaginiamo il caso più semplice, quello appunto di moto uniforme. Allora, se noi mandiamo delle verticali, per esempio da qui,
Vediamo. Allora, nell'ipotesi che non ci siano resistenze al nuoto, il liquido conserverebbe, la corrente conserverebbe la sua quantità di energia inalterata. Così come questa cosa, per esempio, sulla Terra non avviene in nessun tipo di movimento. Però, diciamo, per darvi forse un'idea, se noi immaginiamo, che so, un corpo, un satellite, no? Lanciato nello spazio, quindi arriva a un certo punto che si trova proprio nel vuoto, superata l'atmosfera, andando ben oltre l'atmosfera, si trova a volare solo per inerzia nel vuoto. Vabbè? Quindi è privo di non, niente fa resistenza al suo avanzamento e quindi mantiene la sua energia cinetica intatta. Questa cosa in tutti i moti che avvengono sulla Terra non succede, tant'è vero che se voi mandate, spegnete il motore della macchina in pianura, la macchina è andata in folle, la macchina si continua ad andare per un po' e poi si ferma. Se invece la macchina sta in discesa, a un certo punto, magari se parte da ferma, prima aumenta e poi trova una velocità costante. Perché quella velocità costante? Perché c'è la forza di gravità che la spinge verso il basso, ovviamente non verso, non in verticale, ma lungo la strada, no? E ci sono le forze d'attrito, quindi gli ingranaggi delle ruote, i cuscinetti a sfere, ma anche l'attrito dell'aria, no? L'esistenza dell'aria, a un certo punto la forza di gravità e le forze resistenti si equilibrano. In quel momento raggiunge una velocità costante e continua a scendere sempre alla stessa velocità. Stessa cosa per l'acqua. Si possono realizzare queste condizioni su un pendio molto lungo e quindi la velocità si mantiene costante proprio per questo, perché c'è forza di gravità che la spinge verso valle e forze di resistenza che la frenano. Però quando queste due forze si equilibrano, la velocità si mantiene costante. Quindi già sto dicendo che questa condizione di, diciamo, ci sono delle forze resistenti, no? E quindi si perde dell'acqua, perde dell'energia, perché se non ci fossero le resistenze, la sua velocità aumenterebbe indefinitamente. Quindi questa la scrivo direttamente in inglese, anzi, no, scriviamola in italiano. Questa linea qui in italiano la chiamiamo linea dei carichi totali. Linea dei carichi totali, cioè dell'energia totale. Perché carico è sinonimo di energia, o meglio, di energia specifica. Però niente, ve lo devo dire. L'energia specifica è data dall'energia posseduta dalla massa del liquido diviso il suo peso. Ed è uguale a una lunghezza. Vi faccio, voi vi ricordate l'energia potenziale che cos'è? Energia potenziale, anzi potenziale gravitazionale. È data dal peso per il dislivello. Quindi se c'è un corpo che sta appeso qua, no, faccio vedere, e questo è il piano orizzontale di riferimento, questo ha il suo peso e questo dislivello che io ho chiamato zeta. Quindi la sua energia potenziale è P per zeta, il peso per, quindi forza per spostamento, in questo caso la forza è il peso. Lo spostamento, diciamo, questo spazio di caduta, no? Questa lunghezza della caduta. Quindi la sua energia potenziale gravitazionale è data da peso per dislivello. Se noi dividiamo questa, cioè il secondo membro, se lo dividiamo per peso, otteniamo
Diciamo, se noi dividiamo per peso entrambe i membri dell'equazione, abbiamo energia potenziale gravitazionale su peso. Abbiamo diviso per peso. Qui se dividiamo per peso, il peso sarà zeta. Quindi, attenzione adesso, l'energia potenziale gravitazionale diviso il peso, che cosa rappresenta? È l'energia potenziale gravitazionale posseduta da cosa? Non più da tutta la massa liquida, ma dall'unità di peso, nel sistema internazionale, posseduta dal singolo Newton. Cioè, per dire, se questa è una massa liquida, no? E possiede una certa energia, diciamo che scrivo E soltanto, possiede una certa energia E. Se questa massa liquida, diciamo sono 6 quadretti, diciamo 6 newton di peso, se noi dividiamo questa energia per il suo peso, otteniamo l'energia posseduta da un singolo newton. Quindi, e se questa energia si chiama energia specifica o più spesso in idraulica carico, quindi quando parliamo di carico è energia specifica, energia dell'unità di peso. E si può esprimere in metri, perché vedete, le sue dimensioni sono queste, ha le dimensioni di una lunghezza. Quindi possiamo esprimerla tranquillamente in metri, però attenzione, quei metri non sono solo un concetto geometrico, sono anche un concetto geometrico, ma metro in questo caso vuol dire metro uguale joule su newton, solo che noi non diciamo joule su newton, diciamo metri. Ok. Quindi questa si chiama energia de linea dei carichi totali, o in inglese energy. Energy grade line. Ok, questa però vale per questa sarebbe quella ideale. Che vuol dire ideale? Quella senza attriti, senza resistenza, e quindi si mantiene costante. Fatta un po' troppo in alto, diciamo. Nella realtà, invece, la linea dei carichi totali è inclinata proprio perché ci sono queste perdite progressive di energia. Questa perdita, vabbè, poi vediamo. Quindi si perde questa. Quindi diciamo che questa qui è l'energia specifica persa lungo questo tratto. Nel moto uniforme nei canali, la linea del pelo libero rappresenta anche il carico piezometrico. Che cos'è il carico piezometrico? Rappresenta l'energia potenziale che risulta dalla somma dell'energia potenziale gravitazionale più l'energia potenziale di pressione, perché una massa liquida, per esempio in questo punto, qui c'è una pressione idrostatica, no? Quella ve la ricordate, perché d'altronde anche andando al mare si scende sott'acqua e si sentono i timpani che premono, quindi pressione idrostatica. Quella pressione idrostatica dà luogo ad un'altra forma di energia potenziale,
che non è più dovuta al dislivello sopra il piano orizzontale di riferimento, bensì al dislivello col vedo libero, questo qui. L'energia potenziale gravitazionale è data dal peso per questo dislivello che possiamo chiamare. Allora, quindi invece il dislivello tra, allora questa è l'EGL ideale, questa la chiamiamo EGL e basta, cioè quella reale che si inclina. Questa qui in italiano è linea piezometrica. Coincide per i canali, cioè per i corsi d'acqua a pelo libero, coincide appunto con la linea del pelo libero. La differenza tra le due si chiama altezza cinetica ed è praticamente l'energia cinetica, anch'essa diviso il peso, come abbiamo diviso per il peso l'energia potenziale gravitazionale, possiamo al numeratore qui mettere l'energia cinetica diviso il peso e ci darà questa quantità qui. V al quadrato su 2g, dove g è l'accelerazione di gravità. Ora, nella realtà, io questo l'ho fatto bello comodo. L'altezza cinetica in realtà è una linea, questo dislivello è veramente di solito piccolissimo rispetto, ragionevole dovrebbe essere la linea dei carichi totali, l'avrei dovuta fare qua, perché di solito è di, quando va bene, è di alcuni decimetri, quindi se questo è un fiume per esempio profondo 4 metri, questa qui può essere magari 20 centimetri, 30 centimetri o anche meno. Allora, dicevamo, intanto vabbè, noi stiamo parlando di moto uniforme. Il moto però non è sempre uniforme. Schematizzando allora, mettiamo che qui magari l'acqua veniva da una pendenza minore. Veniva da una zona in piano e quindi andava più piano. Quando ha trovato la pendenza, ha accelerato. Accelerando, deve diminuire la sua sezione. E quindi se, schematizzare in caso più semplice, noi abbiamo un canale sezione rettangolare, quindi appena entra nella, o quando sta per entrare nel tratto così con la pendenza, diciamo che l'acqua si trova qui. Man mano che aumenta velocità, il suo livello scende. Poi, quando raggiunge quelle condizioni di equilibrio tra forza agente, la gravità, e forze resistenti, si stabilizza e quindi magari arriva a questo livello. Ok? Allora, noi adesso cosa stiamo per fare nel CRAS? E CRAS ha bisogno di sapere la pendenza della energy grade line, quindi la pendenza
Questa. Ma... ha bisogno di conoscere questa tendenza. Però noi non, diciamo, in classe non la possiamo sapere. Allora che si fa? Si approssima, si fanno una serie di assunzioni semplificative, cioè si ipotizza che il moto sia un terminale dell'angolo, no? Si ipotizza che sia uniforme o assimilabile all'uniforme. Siccome quando il moto è uniforme e il canale è di forma rettangolo, è di forma regolare, le due linee, quindi linea carichi totali e linea piezometrica, sono parallele al fondo. Allora, se io conosco la pendenza del fondo, conosco anche queste tendenze. Quest'ultima cosa che ho detto è vera, ma è vera solo se il moto è uniforme. Quindi, diciamo, dato che non si può sapere, si fa questa stima, che è abbastanza ragionevole, anche perché in genere nei tratti terminali la pendenza è leggera, non ci sono. Si può in qualche modo fare questa approssimazione. Allora, tornando a noi adesso dobbiamo misurare quella pendenza con una certa affidabilità. Allora, potete farlo anche voi. Quindi ingrandiamo qui la parte finale. Ma tu? Io ho detto quello che c'è. Perché fai io? Ah no, scusa, accendi il bifloale. Allora, adesso con questo strumento, vedete il righello? Measure distance, noi dobbiamo percorrere il fondo alveo, dobbiamo cercare di stare con una certa attenzione al centro dell'alveo, anche se comunque dobbiamo ingrandire di più. Ecco, sì, da, giusto, faccio così per guardare le lunghezze. Da qui sono 68 metri, sì, va bene. Allora, scegliamo lo strumento righello e percorriamo l'alveo, non ha importanza se da monte verso valle o viceversa. Quindi do un punto qui. Io sono arrivato a una lunghezza di 53 metri, la vedete qui sotto dove dice length. La lunghezza length sta per lunghezza complessiva. Eh sì, facciamo così. Doppio clic e ci appare queste indicazioni, no? Abbiamo slope 0,00587, possiamo fare 0,0059. Allora, vabbè, Io ero andata oltre, pensiero diciamo, mentre qua è 43. vabbè, ognuno mette la pendenza che ha trovato, Non perché era, vabbè, quant'era, te lo ricordo. no. 0,0024 No, va bene. Oppure, vabbè, questo era solo per farvi vedere. No, facciamo una cosa, mettiamo tutti la stessa. Come si vanno via? Questo sta ancora, sì, che vuole continuare No, dategli esco, tasto esco.
l'altro anche qui vedete plot terrain profile e abbiamo la il profilo. Torniamo al nostro. Allora, dove dice, in tutti i posti dove dice flow hydrograph, Un attimo, perché non voglio prendere un po' di quindi a partire di qua, aspetta, per fare cosa? Per avere questo, sì. devi andare da qui. Questo qua. Allora, prendiamo il flow hydrograph in alto, doppio clic, e qui gli diamo il numero che abbiamo. Esatto, cioè non me lo ricordo. Sì, ovest, sì. 0,0059, facciamo tutti uguali, tanto non sono partiti. Ah, clicchiamo, questo sta per tailwater check. Significa l'acqua, vabbè, diciamo è un controllo sull'eventuale acqua che si accumula. Dopodiché, questa non era la cosa, come si chiama, che dovevamo fare. Facciamo la stessa cosa agli altri flow hydrograph. Allora adesso Un attimo. sì. Allora, poi dobbiamo andare a VC-Line Valle, sempre qui nel suo rettangolino, doppio clic. Ah, allora col doppio clic non abbiamo fatto niente, giustamente. Gli dobbiamo andare a questo tasto qui, Normal Depth. E qui ci chiede, vedete, friction slope, pendenza d'attrito, praticamente la pendenza d'attrito è questa, è la pendenza di queste linee qui, e cioè quella che abbiamo stimato, sempre la stessa. Allora, facciamo file, salviamo, save and steady flow data. Ah, dicevo, normal depth è quella che in italiano chiamiamo altezza di moto uniforme, perché dato un certo canale di forma regolare, il moto uniforme ha una sua altezza caratteristica e questa, diciamo, si può anche ricavare con l'equazione di Mann di Cesini, che è questa, velocità uguale chi che è un coefficiente sperimentale di resistenza per radice di R. S, dove S sta per slope, pendenza. R è il raggio idraulico, cioè il rapporto tra l'area della sezione liquida, tra quest'area, attenzione, non l'area dell'alveo, l'area della sezione liquida, diviso il contorno bagnato. Qual è il contorno bagnato? È questo. Che possiamo chiamare C, contorno. Quindi questo R sta per
area sul contorno vallicato e si chiama raggio idraulico. Diciamo che questo parametro R, la sua importanza è diciamo, allora vi faccio un esempio. Se invece di avere questo alveo, abbiamo un alveo, diciamo, con la base doppia di questa, questi sono 5 quadretti. 2, 3, 4, 5, 6. Più che l'alveo, diciamo, ah no, devo farlo di 10. Allora, qui vedete, abbiamo quest'area che è data da 5 per 3, 15. Se noi raddoppiamo la base, per avere la stessa area avremo di altezza la metà. Okay, quindi abbiamo qui la stessa area. E il perimetro bagnato, quindi il perimetro bagnato e la lunghezza, diciamo, dell'alveo che è in contatto con l'acqua, per questo perimetro bagnato o contorno bagnato. Allora, questo è 3 e 5, 8 e 3, 11. Questo è di base 10 e poi le altezze 2 volte 1 e mezzo, quindi 13. Quindi abbiamo stessa area, quindi mentre questo qui, diciamo, R con 1 uguale, abbiamo detto 15 su 11. 15 R2, questo qui, è ah no, ancora. Beh. Allora, abbiamo detto, è dato da 15, questo quant'era? 10 più 3, 15 su 13. Allora, quindi abbiamo che R1 è minore di R2, no? Allora, ecco, R sta per il raggio idraulico. Quindi che vuol dire questo? Secondo voi dove andrà più veloce l'acqua? Qui o qui? Non matematicamente. Pensate un po' all'intuito. Dove potrà andare più veloce? In questo tipo di canale o in questo? Parità dipendenza. Nel primo, benissimo. Perché? Perché mentre qui, diciamo, le molecole che stanno qui nel centro, perché diciamo il centro è la parte più veloce del canale, queste molecole qui di acqua, vabbè, diciamo queste molecole sono vicine al fondo e quindi sentono di più l'azione frenante. Queste qui invece la sentono di meno, dice, ma sono più vicine ai lati. Fatto sta che la distanza media, diciamo qui ci sono, c'è una porzione di corrente che è abbastanza libera dall'influenza delle pareti. Questa stessa porzione di corrente qui, invece, è più vicina comunque alla parete dell'alveo. Questa equazione che si chiama equazione di Cesini, grazie a questa è possibile stimare questa altezza, perché
Vedete, nel raggio c'è l'area, nell'area c'è l'altezza, adesso non sto a far ripassare, però grazie a questa equazione io posso stimare questa altezza. E questa altezza, gli inglesi però chiamano depth, vabbè, diciamo, chiamiamo h, e questa è l'altezza di moto uniforme, o normal. Allora, è Crass che se ne fa di questa normal depth. Peraltro non è che lui la chiede a noi. È vero che qui si chiama normal depth, però lui ci sta dicendo: tu dimmi la pendenza del canale, perché io e Crass ho la forma del canale, io ho questa, no? È Crass, ho questa forma all'interno. Tu mi dai la pendenza, io ho la forma, grazie alla formula di Chézy io mi ricavo l'altezza di moto. Ok, quindi gliel'abbiamo data, possiamo fare ok. Non mi ricordo se avevo, vabbè, salviamo. E allora qui dovremmo avere finito, sì. Ho fatto l'associazione, sì. Allora adesso mi sa che possiamo partire col plan. Vedete qui, dobbiamo ancora riempire questa casella. Il plan, li troviamo qui. Qui abbiamo praticamente un plan e sono le istruzioni per come fare la simulazione. Cioè tutti i dati li abbiamo messi dentro. Adesso gli dobbiamo dire che tipo di simulazione vogliamo. Qui c'è la simulazione in moto stazionario. Il moto stazionario, ve lo ricordo, è il moto che non, data una sezione del corso d'acqua, noi ci mettiamo lì con un orologio e vediamo che la velocità rimane sempre ferma, rimane sempre costante. Quindi il moto stazionario è quel moto in cui la velocità rimane costante nel tempo. Questo qui invece è il moto unsteady, non stazionario. No, che c'entra questo? Noi dobbiamo andare ai plan, perché anche questo è unsteady. Quindi questo invece è perform an unsteady flow simulation, cioè fai una simulazione di flusso unsteady, non stazionario. Qui ci chiede di dare uno short ID, un identificativo breve, qualche vi devo dire, chiamiamolo 06 0601, da sì, diamo dell'attacco. Allora, qui ci dice quali programmi interni a ECRAS, quali sottoprogrammi devo utilizzare. Allora, dobbiamo dare Geometry Preprocessor, l'Unsteady Flow Simulation, che è quello fondamentale, e Sediment no, perché noi non stiamo, ECRAS ci dà anche la stima dei sedimenti eventualmente che vengono convogliati. Il post-processor nemmeno ci serve perché quello si usa per le simulazioni monodimensionali. E poi il floodplain mapping. Floodplain vuol dire piana alluvionale, cioè pianura, quindi mappatura della piana alluvionale, sostanzialmente della zona inondabile o inondata. Oh, poi c'è questo qui, starting date. Starting and ending date, data e ora di inizio e fine. Questo è sempre un macello da
inserire, sembra niente. Allora, riapriamo un attimo l'unsteady flow, qui l'unsteady flow data. Prendiamo un ideogramma qualsiasi. E vediamo qui, questo comincia il 31 dicembre 99 alle 24. E finisce con... Ah, 999, quindi nell'anno 1000 praticamente. Allora... 1999. No, è a me, è Stefano. Zero, ma non è Zero, zero, sì, non infatti. è zero. Allora, dovremmo inserire. Allora, io quando faccio questa cosa mi impiccio sempre coi tempi. Comunque, comincia il 31, praticamente alla mezzanotte dell'anno 1000, solo che la chiama alle 24 anziché alle 0. E poi finisce, abbiamo detto, alle 8. Dove sta il plan? Ah, solo dare questi... No, allora, perché è un macello qua, facciamo così. La facciamo cominciare stanotte, cioè stanotte passata, dai, cambiamo gli orari. Flow Hydrograph. Allora, partiamo da qui, Fixed Start Time, gli mettiamo la data di oggi, today. Time gli diamo 0, ah, mi sa senza i cosi, 0, 0, 0, 0. Ok. Vediamo. Ah, lui stesso qui la cambia, 31 maggio ore 24 alle 0 e la fa finire alle 8. Come? Qui dentro, vedi, cioè da qui, lo steady flow data, Sì. cioè qui a flow hydrograph, li devi digitare. Ah, ok, sì, la conosco. Ti esce 1 giugno, giugno 2023. Mi rimane ancora... Allora, dobbiamo fare questa stessa cosa agli altri programmi. Quindi, facciamo prima Fixed. Ah, il time viene di default 0. Terzo. Oggi. E comincia alle 0, benissimo, così sarebbe più facile. Ah, aspetta, vedi? Qui io ho, attenzione, io ho Geometry File e ho 0601, cioè quello che abbiamo fatto oggi.
Unsteady flow file, come l'abbiamo salvato? Mi sfugge. Non Vediamo. l'abbiamo ancora salvato. Ah, quindi era rimasto. No, l'abbiamo salvato. L'unsteady flow file è questo. E io l'ho salvato, evidentemente, è rimasto 0531, che era il nome che avevamo dato ieri. Facciamo così, per avere, diciamo, più ordine mentale, salviamolo come 0601. A ritornare qui dove Sì, c'era da lì. l'info. Quindi file save as steady flow data e lo chiamiamo 0601, cioè la data di oggi, giugno 1. Quindi adesso, allora andiamo all'unsteady flow analysis, cioè al piano, e a me l'ha cambiato Sì, forse da anche a me. solo, quindi adesso abbiamo tutto 0601, e, starting date, mettiamo today. Starting time, mettiamo di 0. Ending date oggi stesso e finiva alle 8, facciamo 08 due punti 00, anzi la facciamo pure qui sopra, starting time 0 due punti 00. Ah, poi lui vuole uno short ID, questo vedi, Short Identifier, che si usa nelle tavole di output. Lo chiamiamo, quindi cos'è? È un soprannome, diciamo, un nome per il nostro file, però è il nome che apparirà nelle tavole. Però tutto sommato 0601 ci va bene. 0601. Allora, dunque, computation interval, questa è una cosa, qui c'è da fare un ragionamento in effetti. Praticamente il computation interval, se noi abbiamo delle celle della mesh, no? Di lunghezza di lato L, facciamo conto che siano quadrate, di lato L. Grosso modo, diciamo, l'acqua impiega un certo tempo per percorrere la cella in discesa, presumibilmente. E questa, se la percorre a una certa velocità V, quella velocità sarà data da L sul tempo di percorrenza. Quindi il tempo di percorrenza è dato da L su V. Allora, perché ci serve questo tempo di percorrenza? Perché questo intervallo di calcolo, cioè ogni quanto tempo calcola il valore della portata, della velocità, deve essere uguale o leggermente inferiore al. Ma ce ne sono due di questi. Perché prima Praticamente noi dobbiamo trovare questo tempo di percorrenza stimato. Allora, una velocità che è più
Più o meno questi movimenti hanno una velocità di 1,5 metri al secondo. Quindi noi possiamo utilizzare come tempo di percorrenza. Allora, la nostra mesh, che lato ha? Sono 100 metri, però abbiamo anche delle celle di mesh con dimensione minore. Le avevamo fatte di 40 metri. Allora, tutto sommato, possiamo fare qui 40 metri diviso 1,5 metri al secondo. Quindi dobbiamo fare 40 diviso 1,5, come ho fatto prima. Vengono 26 secondi, 27 secondi. Ora vediamo che cosa ci offre Crass come tempo. Allora, computation interval, abbiamo 30 secondi, 20 secondi, vogliamo mettere 20 secondi. Ma sì, dai, oltretutto, vabbè, facciamo 30. Allora, mapping output interval, mettiamo 10 minuti. Qui mettiamo pure 10 minuti. Detail output interval. Mettiamo 10 minuti e vediamo se ci dà degli errori. Anche se forse 10 minuti è un po' tanto. Allora, salviamo. File save plan. Ah, io non l'avevo mai salvato. Allora, chiamo anche questo. In realtà questo è il titolo, perché il nome del file sarà rosamarina.p, che sta per plan 0102, non mi ricordo. Però lo chiamiamo 0601. Fatto che stiamo chiamando tutto 0601 non ci deve preoccupare più di tanto, perché avremo la geometria, si chiamerà 0601.g seguito da un numero. Questo punto P seguito da un numero. Short plan identifier, vabbè, ci teniamo sempre 0601. Ok, adesso possiamo andare compute. Tanto lo so che non funzionerà. Infatti. Allora, boundary at 2D, perimeter BC line ovest. C'è un problema con la BC line ovest. Time series data ends before the end of the simulation. Quindi praticamente i dati dell'idrogramma d'ingresso finiscono prima della fine della simulazione. Allora dobbiamo cambiare l'idrogramma d'ingresso. Quindi andiamo a dunque qui, a steady flow data, ed era BC line ovest, flow hydrograph. La simulazione finiva, cioè questi finiscono prima della fine della simulazione. Allora, quindi mettiamo, non so, 1, tanto sono valori 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Poi mettiamo 0 all'ultimo. Salviamo. Quindi
Salvato. Allora, riproviamo, vediamo quale altro errore farà adesso. Ah, property tables do not Sì, è una exist. cosa che io credo. No, allora. No, perché ho passato Aspetta, aspetta. La tavola delle proprietà. Allora, andiamo qui a RasMapper. Prendiamo 2D Flow Area, tasto destro, diciamo Edit Geometry. Di nuovo tasto destro, facciamo Edit 2D Area Properties. Andiamo qui a Compute Property Tables. Allora adesso, abbiamo fatto la cosa costruita. Allora. Sì, perché stiamo vedendo, vuol dire stai editando questa cosa. Allora facciamo stop edit. No, la solita cosa, cioè salviamo. Allora, la tavola ufficialmente l'abbiamo calcolata. Sono di nuovo con Compute. Ma io non ho ancora messo. Allora, sperando che il caffè appena preso abbia aumentato il mio quoziente intellettivo. Diciamo, c'è questa qui. Il terreno associato con questa geometria non copre completamente la 2D flow area che si chiama perimeter 1. Allora, andiamo a vedere. Quindi, andiamo qui. Ah, 8x8, 1x1. Dove sta? Ah no, no, dobbiamo andare a Terrains, Manage Terrain Associations. Ah, beh, speriamo bene. Terreno, però io Ma l'avevo prima messo. l'avevamo messo 1x1 Ah, vuoi vedere che c'è un bug? Anche a voi? No, e 8x8. c'è solo close, però questo non dovrebbe essere un invio. Vabbè, riproviamo. Quindi no. Io non ricordo che l'avevamo messo. No, l'abbiamo fatto prima. Sì, l'abbiamo fatto proprio all'inizio. Vabbè, andiamo a questo. Eh sì, mi ricordo che era No, la l'abbiamo prima fatto cosa che all'inizio, avevamo sì. fatto. Forse l'abbiamo messo dopo. Eh sì, però non c'è il tasto salva, c'è sempre il tasto qui, cioè si dà Ma non è che qui. Scusa, ma fammi no, però ora riprovare. lo metto. Ora A sì. meno che forse il tasto close fa da tasto salva, Secondo e me magari prima, io forse avevo fatto prima la. può Sì, può darsi che abbiamo essere. fatto di là. Perché io me lo ricordo solo, l'avevo fatto. Vabbè, riproviamo, saremo più fortunati. Ho fatto anche salva qui a Ah, sì. RasMapper. Teoricamente non dovremmo salvare nient'altro. Allora, compute. Sì, non è più venuto, ho trovato per ora. Però sono che sulla
Allora, vabbè, è assurdo, a me ha funzionato, quindi alle due studentesse. Scusate, però sono troppo curioso di vedere che cosa è uscito. Mi dispiace se guardiamo. Allora, sempre facciamo la vista. Allora, qui c'è il layer results. Diciamo, il gruppo results, con il result di 0601. Questo 0601 è lo stesso nome del plan che abbiamo fatto. Aspetta, vediamo intanto che qua non abbiamo ancora visto se è uscito qualcosa. Quindi vediamo depth, profondità. Beh, qualcosa ha fatto, eh? Allora, giusto per farvi vedere, allora, qui abbiamo la possibilità dell'animazione. Qui col tasto. Ah, facciamolo un po' più lento, andiamo alla tartaruga. Qui c'è. Ah, questo deve essere uno struzzo forse. Qui mettiamo alla tartaruga. E diamo play. Quindi qui c'è l'acqua che entra dalle nostre bicine. Questo no, mi sembra uno struzzo. Andiamo a Max. Allora, se si clicca su Max, ci appare, diciamo, il massimo dell'inondazione, dell'area inondata. Quindi metto una velocità maggiore. Riproviamo qui. Prendiamo, vabbè, facciamo un ingrandimento qui. Vabbè, interrompo, che diciamo, praticamente ci sto giocando solo io. Allora, qui alle ragazze esce error, nella time window, nella finestra temporale, dice, esce un errore. Quindi proviamo da Windows Qui cosa lo adesso. chiediamo? No, no, lascialo aperto. Andiamo a Windows, quindi facciamo pannello di controllo, pannello di controllo. Allora, qui area geografica, sì. Allora,
Allora, mettiamo, vabbè, io ho inglese Regno Non è Unito, l'italiano. là se non sbaglio diceva mettere Stati Uniti, inglese, inglese, Irlanda. ah, inglese, Stati Uniti, in ordine alfabetico, Stati Uniti d'America, mettete questo. Ok. Vabbè, per ora facciamo solo questo. Non so se forse vi conviene salvare tutto, chiudere e riaprire, perché con Excel è così, quando cambi la virgola, queste cose, devi chiudere tutto e riaprire. Quindi, come dicevo, con det ci fa vedere tra l'altro. Ah, non dice. Ok. Dext ci fa vedere di default le profondità massime. Anche se qui sembrano tutte uguali, guardiamo un attimo qui, tasto destro, Layer Properties. Allora, qui abbiamo, facciamo anche qui, Update Legend with View. Qui, magari qui gli metto un colore, non so se, forse sto andando un po' veloce. Qui, nel colore, io posso scegliere una banda di colori, no? Più o meno ampia. Allora, se clicco qui, vediamo, vorrei un colore più chiaro per far saltare per risaltare di più. Ecco, vado qui, scelgo questo proprio chiarissimo, aggiungo colori personalizzati, aggiungo colori personalizzati, poi clicchiamo qui, facciamo ok. Vediamo se si vede un po' meglio. Già si vedono meglio le differenze. In più, se noi adesso andiamo qui nell'alveo principale, diciamo verso valle, abbiamo, se attivate, forse, se attivate qui, vedete le particelle. Vedete anche l'animazione delle particelle. Allora, quando è attivato Max, questo qui, se io vado sulle particelle, non me le attiva, mi fa questo. Allora, se invece, per esempio, vado su Min, minimo vuol dire sempre. No. Allora facciamo così: clicco sull'animazione e poi sulle particelle. E Dark, com'è che prima funzionava? No, a me sta funzionando, però le particelle però come lo vedo. No, ora sta funzionando quasi, ora sta andando. A me non funzionano più. No, perché deve schiacciare comunque. Schiacciare Sì, a prima. durante. Sì, durante va. Io ho schiacciato più volte nel lavoro.
finita lei. diciamo, poi con calma. Allora, noi giustamente siamo entusiasti, diciamo che Gesù ci ha dato una mano. Poi mi dovete parlare, in questo caso è diverso, quando vedo tutti i film, i video amatoriali, tutti fatti col telefono verticale. Allora, vado a Max. Allora, qui purtroppo però ci sono delle incongruenze, perché noi, uffa, vediamo un po' da monte. Oh, quindi noi abbiamo tre ingressi per l'acqua, che sono questo, sono le tre boundary condition lines, 2 e 3. Quindi se l'acqua entra di qua, dovremmo, noi ci aspetteremo teoricamente di vedere una continuità, no? Ok, l'acqua è fuoriuscita, però com'è? L'acqua se è entrata da qui, perché noi qui non abbiamo simulato una pioggia. Se è entrata di qua, come fa a trovarsi qua? Come c'è arrivata? E queste incongruenze, diciamo, derivano dal fatto che abbiamo delle. Quando è così, di solito un modo per ovviare a questo problema è rimpicciolire la dimensione delle celle. Quindi anche qui dove le celle le abbiamo fatte abbastanza piccole, abbiamo un po' questo problema. Praticamente Crass che fa? Intanto, qui che è successo per sé? Qui diciamo ha funzionato abbastanza bene, c'è stata una fuoriuscita di qui, lui l'ha simulata. Qui vedete, ha trovato anche uno sbarramento, sarà forse una strada. Si è fermata l'acqua ed è arrivata qui. Quindi ci può stare anche che qui si sia fermata, ma qui diciamo dovremmo cercare di capire. Di spiegarci come sia arrivata qui. Allora, questa cella confina, allora diciamo, c'è un collegamento, come vedete, con questa cella a sinistra. E apparentemente non c'è collegamento con questa. Invece per Ekras c'è. Perché? Allora, la cella è questa. Qui è da qui è arrivata dell'acqua in questa cella, vedete, da qui è entrata, però che succede? La zona più depressa è questa. Quindi è Crass che ha fatto. Noi non lo vediamo, ma il percorso dell'acqua è stato o da qui, o da qui dove sto adesso col cursore, o da questa, perché il passaggio avviene attraverso le facce, no? C'è stato del passaggio d'acqua che in qualche modo è arrivato qui. Però noi non vediamo la continuità perché lui ci fa vedere l'acqua al suo punto d'arrivo. Poi però, che è successo? Stessa
Stessa cosa qui. Qui c'è una discontinuità. Ecco, forse questo è l'esempio più evidente. Abbiamo acqua accumulata qui nella parte più depressa della cella, più bassa. Qui non abbiamo niente e qui abbiamo dell'altra acqua. E praticamente questo, è della stessa cosa. Dell'acqua è passata e si è andata virtualmente, non in natura. Nel modello di ecrassi si è andata a accumulare nella parte più bassa della cellula. Per ovviare a questo si fanno celle più piccole, però anche qui bisogna trovare un equilibrio. Perché fare celle piccole significa più lentezza di calcolo e compagnia bella. Quello che possiamo provare adesso, però, visto che questo ha funzionato, e tutto sommato in tempi ragionevoli, possiamo fare salvare questa geometria che noi abbiamo, salvarla pari pari e modificarla. Per questa ce la teniamo così com'è. Allora facciamo se geometry as sì, tasto destro, save geometry as, e la chiamiamo 06 spazio 01 A. Vai. Allora, andiamo alla nostra 2D flow area. Facciamo zoom to layer, nascondiamo i risultati, ammesso che ci sia, no, quindi, aspetta, geometri, ah no, i risultati sono indipendenti dalla geometria, questi li nascondiamo comunque per ora. E abbiamo la nostra vecchia geometria praticamente riprodotta in questa. Quindi che dobbiamo fare? Abbiamo detto che dobbiamo lavorare più di fino. Allora, intanto proviamo a fare le celle, queste erano da 100, le facciamo a metà. Quindi andiamo a 0, attenzione 01A, non modifichiamo 01. Tasto destro, Edit Geometry. Di nuovo, tasto destro, 2D Flow Area Editor. Allora, point spacing, qui abbiamo 100%, 50x50. Generate computation point. E qui ci dice, stai attento che ce li hai già i computation point, li vuoi rifare? Sì. Allora, qui mi segnala degli errori, anzi uno solo. Ok, allora ingrandiamo e correggiamo questa faccia, questa cella con troppe facce. Ah, giusto. Sposta. Okay. Allora, vi ricordate come si fa? Non sono andata a destra. Ah, no, questa No. già è in modalità Sì. modifica. La freccetta. Cioè, tu devi aggiungere un Sì, punto, anche se quindi non c'è. disegnare ex novo. Quindi dobbiamo andare da qui, la freccia, questa freccetta e poi qui. Però non piglia. Ah, devo andare, scusate, sul computation point. Lo devo attivare, lo devo rendere visibile, selezionarlo e adesso va. Allora, qui
le righe nere non tanto si vede, l'importante è che scompaia. Bene. Sì, lo sappiamo. Allora, ma giusto per curiosità, prendo il righello da qui a qui, effettivamente sono 50. Ora però, se abbiamo le celle normali da 50, dobbiamo fare quelle delle break lines, eccetera, le dobbiamo fare più piccole di 50, se no. Tra l'altro io vedo qui, vabbè, no, andiamo. Vediamo se ci sono altre zone importanti che potrebbero essere da modificare. Questa, vabbè, andiamo facciamo il minimo indispensabile per ora e vediamo come funziona. Quindi, allora, dobbiamo andare alle break lines e dobbiamo diminuire il lato delle loro celle. Quindi, per esempio, doppio clic, features, facciamo invece di 40, non lo so, facciamo 25. Beh. Ah, non è in modalità modifica. Break lines, tasto destro, edit break line properties. Tasto destro, edit break line properties. Qui abbiamo 50, boh, facciamo 25. 25. Conviene fare con il tasto invio, è più veloce. Poi andiamo alle refinement regions. Facciamo per le refinement regions, che erano tutte a valle, facciamo tasto destro e zoom to layer. Non so se è il caso di aggiungerne altre, vabbè, per ora facciamo queste, quindi tasto destro, sempre in modalità modifica, Edit Refinement Region Properties. Già l'avevamo fatto, avevamo fatto 30 e 50, vabbè, facciamo pure queste, 25 e 25. 25. Allora, possiamo velocemente fare un altro tentativo. No, no, solo guardare. Allora, adesso controlliamo le associazioni sempre. Ah, perché anche abbiamo una nuova geometria ora, quindi dobbiamo, prima di agire, quindi tasto, andiamo, no, tasto destro su Terrains,
Manage Terrain Association. Stai editando una geometria, prima devi smettere di editarla, quindi salviamo. Andiamo qui, salviamo la geometria. Terrains, tasto destro, Manage Terrain Association. Allora, 06010A, sì, e a me sta 8x8 1x1. Aspetta, aspetta, no, piano piano. Un attimo, aspetta. Allora, adesso andiamo al menu principale. Ah, ecco, andiamo a controllare qui. Io intanto, vedete, nel menu principale come geometria ho 0601, invece gli devo mettere 0601A. Quindi vado qui, apri, beta, 0601A, ok, file, save geometry data e chiudo. Poi andiamo a unsteady flow data. E questo non facciamo niente, però lo salviamo anche questo con steady flow data as 0601A. Anche se in pratica non è utile questa cosa, però poi quando si va avanti con i giorni, dico, ma forse ho sbagliato questo, e così abbiamo tutto 0601A. Unsteady flow qui sotto esce 0601A. Ok. Allora andiamo a plan. Facciamo file. Ah, si apre, già si è aperto geometry file 0601A, unsteady flow file, ok. Questo, e chiamiamolo, gli diamo lo short ID, anche questo 0601A, e facciamo salva, save plan, file, save plan. 0601A. Così praticamente noi quello che ha già funzionato lo stiamo lasciando in pace, capito? Qui a plan description possiamo, forse lo potevamo fare anche nel scriviamo. Non so, cell size 50 metri. Facciamo di nuovo file save plan e facciamo compute. Ci dovrebbe mettere un po' di tempo, e poi già lo dico, farà degli errori, eh. Questi sono i due risultati. Avevo Word aperto, li ho riportati in Word, li ho copiati in Word. Come vedete, c'è più continuità adesso. Questo. Dunque, sì, perché l'un... Aspetta.
Aspetta, ah no, questo. Questo di sopra è il secondo, quello con la maglia più fitta. Allora, vediamo un po', partiamo da Monte. No, non è che abbiamo, anzi, sembra, io questa sembra addirittura più spezzatino questo che l'altro. Forse facendo l'ingrandimento di no, 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 un attimo. Allora, qui c'è. No, in effetti sembra migliore la simulazione con la maglia grossolana. Perché, per esempio, con la maglia grossolana. No, però c'è più. No, allora, guardate qui, tra l'alveo e tutta questa zona, vedete, qui c'è più continuità. Qui, dall'alveo a questa zona depressa, c'è l'acqua nella zona depressa, ma non c'è alcuna continuità qui. Prendiamo sempre. E qui bisognerebbe. Vabbè, questo meriterebbe uno sguardo più. Attento. Volevo comunque osservare un'altra cosa, vedete, il nostro perimetro, diciamo una simulazione attendibile, è quella che vediamo da questa parte, no? Allora andiamo su Ecclast. Se noi andiamo verso la sinistra idrografica, diciamo verso ovest, noi vediamo che la nostra area inondata non arriva al perimetro. Questo vuol dire che abbiamo ricreato, da questa parte abbiamo ricreato, almeno da questo punto di vista, abbiamo fatto una simulazione discreta, abbastanza buona. Perché io devo vedere fin dove arriva l'area inondata o inondabile. Se non arriva al mio perimetro, vuol dire che la simulazione ha un suo senso di aderenza alla realtà. Cosa voglio dire? Guardiamo l'opposto. Noi, io avevo detto che attraverso il perimetro non entra e non esce niente. Quindi le nostre entrate sono per esempio questa qui e poi queste altre. Quindi l'acqua da qui entra legittimamente, poi da qui vorrebbe uscire. Ma anche se il territorio magari glielo consentirebbe, però non può uscire. Addirittura, vedete, qui c'è una depressione. Qui c'è una depressione. E dove l'acqua, una volta caduta nella depressione, dovrebbe allagarla tutta, no? Invece, dato che il nostro perimetro si ferma qui, la cosa non. Diciamo, non è consistente con la realtà, al di là se è una simulazione giusta o sbagliata in genere. Fatto sta che se noi vediamo che l'acqua si arresta in questo modo a lato, diciamo, contro il perimetro, vuol dire non che la simulazione, che i calcoli, eccetera, sono fatti male, ma che dovevamo fare un perimetro più largo, come l'abbiamo fatto a sinistra. Ho visto che ho inquadrato qui. Questo è il 0601A.
niente, bisogna guardarli insieme appaiati. Forse è una cosa che si può fare. Allora, per vederli a confronto, vado a dept, qui, 0601A, dept, layer properties, sì, dell'A, e cambiamo il fill, invece che celeste, diciamo qui, come foreground color, invece del blu, li mettiamo, che ne so, pink, andiamo col pink. Oppure no, facciamo red. Qui. Fia. Sì. No, qui è rimasto questo. Allora, aspettate, fate come faccio io. Quindi qui rimettiamo il blu, era blu. Quindi come prima, diciamo ok. Qui gli mettiamo scegliamo tra le color ramp una sempre monocolore. Prendiamo questa qui, VS Error, questa proprio sotto, questa qui, WS Error. Allora, in effetti, tra le aree rosse, vedete, si sono avvicinate rispetto alle aree celesti, cioè sono più spezzettate, però le distanze si sono accorciate, che era questo il nostro fine. Quindi, diciamo, sia pure con una riproduzione imperfetta, siamo a maschi. Sia pure con una riproduzione imperfetta, vedete, per esempio, queste aree celesti erano completamente staccate l'una dall'altra. Le aree rosse, invece, con le aree rosse si ha più continuità. Se nascondo le aree celesti, quindi sono aree inondate più piccole, però più vicine tra loro, le aree rosse. Ecco, per esempio, tra questa e questa, vedete, tra queste due aree celesti, questa celeste ne copre una rossa. E le distanze si sono accorciate. Diciamo che a questo punto si potrebbe fare anche una mesh più fitta, però vabbè, l'importante è che adesso abbiamo visto che, almeno sui vostri computer, con un tempo di calcolo molto, molto favorevole, diciamo, non era, abbiamo potuto avvicinare queste aree, queste sottoaree inondate. Quindi, almeno sui vostri, diciamo, con dei computer normali, si possono fare celle più piccole e un'area di inondazione più
più accurata, più continua. Guardiamo a valle, perché poi a valle c'è l'abitato, no? Ah, ecco, noi abbiamo qui urbanizzato. È vero che noi le possiamo mettere su Google Library. Ah, però quello con la rete così non è un granché. Allora, su urbanizzato, se gli mettiamo un colore, boh, non so, questo blanche almond a fill. Lo mettiamo un po' trasparente. Allora, qui ha urbanizzato, ho reso visibile urbanizzato. Visualization information a fill. Gli ho messo questo blanche almond, che è proprio sotto blu. Poi, ok, come trattato, poi gli ho messo anche una trasparenza così intermedia, sì. Noi qui, quindi adesso possiamo vedere un po'. Allora, questa linea nera è il confine dell'urbanizzato e possiamo vedere quindi quali sono le zone a maggior rischio, anche se a questo punto noi forse dovremmo approfondire, per esempio sarei curioso di sapere dov'è la piscina, però per fare quello, allora, anche questo corso d'acqua che sembrava secondario, e invece, diciamo, è importante. Certo che rosso fa proprio impressione, sembra lava, sangue, cioè è inquietante. Ma lui me lo puoi collegare qui, se riesci, sì. Ciao ragazzi.
Totaro, un attimo che attacco la rete al computer perché sono in aula 6. Ti chiamo tra un attimo.